infettata dall'ipocrisia. Con queste parole il primo ministro israeliano Netanyahu ha definito la Freedom Flotilla, dopo che la Marianne, una delle quattro imbarcazioni della Flotta della Libertà dirette a Gaza per portare aiuti umanitari alla popolazione, è stata intercettata dalla Marina israeliana e scortata fino al porto di Ashdod, mettendo fine alla sua missione. Gli attivisti filo-palestinesi sono venuti a manifestare contro lo Stato di Israele, che è l'unico vero Stato democratico del Medio Oriente impegnato nella lotta ai terroristi, i quali deliberatamente sparano ai cittadini israeliani, nascondendosi dietro quelli palestinesi. Questa flotta è infettata dall'ipocrisia. Del blocco della striscia di Gaza e delle ripercussioni che questo ha sulla popolazione palestinese parla uno dei direttori della ONG israeliana Gisha. È molto difficile capire questa politica solo sulla base di ragioni di sicurezza. Uno dei motivi che hanno spinto le autorità israeliane ad attuarla è mettere sotto pressione la popolazione di Gaza e Hamas, che controlla la striscia, con la speranza che possano portare a un regime meno estremo, un cambiamento nel governo di Gaza. Ma ovviamente non ha funzionato. Il commento dell'inviato di Euronews a Gerusalemme. Il viaggio della nuova finisce qui nel porto di Ashdod, il viaggio di questa flotta al pari delle precedenti, ma questa volta senza violenza. Sin violencia, pero las críticas anche se le critiche sono sempre le stesse. Perché Israele si ostina a tenere un blocco che nuoce alla popolazione di Gaza e non ad Hamas? Desde Ashdod, Luis Carballo para Euronews.